La vera e propria ripartenza per il mondo dei teatri sarà inevitabilmente da settembre, da ottobre. Si lavorerà d'estate, si riprenderà, speriamo, in Sicilia già dalla prossima settimana con tutte le dovute precauzioni, ma la vera e propria ripartenza sarà dall'autunno e dobbiamo ragionare diversamente da come abbiamo fatto fino adesso. La pandemia ha sicuramente stravolto quello che potrà essere la fruizione del cosiddetto spettacolo dal vivo. Dobbiamo cominciare a capire come confrontarci seriamente subito per ripartire da settembre-ottobre a delle regole che non saranno più quelle di prima. Il Vittorio Emanuele so che sta lavorando all'ipotesi di replicare l'esperimento dello scorso anno in Via Laudamo per la stagione estiva, con una stagione soprattutto musicale, ma anche con qualche spettacolo, anche con qualche spettacolo più, diciamo, leggero, diciamo così. E poi certamente sta lavorando per l'inverno, per la stagione invernale, dopodiché appunto ci sono tante incognite su quello che potranno fare i teatri e quello che, diciamo, come si comporteranno le compagnie teatrali. Il mio impegno, come tutti sanno ormai, è rivolto a che il teatro Vittorio Emanuele di Messina torni a fare produzione e produzione competitiva a livello nazionale. Io ho avuto un giudizio, io ho avuto una visione, un punto di vista sin dall'inizio, anche profondamente in minoranza all'inizio, adesso un po' meno, di accettazione, di valorizzazione di questo streaming a cui siamo, cosiddetto streaming a cui siamo dovuti sottostare purtroppo per colpa della pandemia. Secondo me questo fa parte dei nuovi ragionamenti che noi dobbiamo fare a proposito di spettacolo dal vivo, di concerti e quant'altro. Non dobbiamo, non possiamo e non potremo abbandonare questo mezzo. Dobbiamo capire come associarlo certamente alla fruizione nuovamente in presenza. Il Corelli ha fatto bene, veniamo da una serie di concerti, ci saranno una serie di concerti di alta qualità che ancora qualcuno lo vivremo in streaming, poi torneremo anche lì ad ascoltare la musica dal vivo, ma senza abbandonare, ripeto, lo streaming o comunque la visione dei concerti online sotto queste formule, perché il nostro obiettivo è raggiungere più persone possibili.